Carissimi amici di saltolavecchia.com, buongiorno, ci ritroviamo di nuovo in compagnia dell'assessore Spataro. Dopo, assessore, buongiorno. Dopo le sue ultime risposte sul no allo svincolo, che cosa è successo? Allora, voglio allacciarmi alla precedente intervista da lei fattami e dico che ieri c'è stato un incontro tra politici, tecnici e una nutrita rappresentanza della protesta, diciamo, dalla garbata protesta, non proprio protesta, richiesta, chiamiamolo, di molte aspettative che sarebbe successo se lo svincolo fosse fatto in quella maniera da progetto. Abbiamo tentato parecchie soluzioni e non si risolveva mai la fine. Adesso, oggi, facciamo un altro tentativo perché è doveroso quello che hanno chiesto i cittadini in quella richiesta, quello che hanno chiesto è vero, deve essere in qualche maniera soddisfatto. Voglio pure dire che io nel mio linguaggio, che non sono tanto pratico con la grammatica e con la filosofia di vita, che devo dire pane invece di covino, dico che effettivamente in quella zona ci sono pure entità produttive tipo due agroturismi, un sistema anche di posteletti, poi c'è anche, ci sono aziende agricole di prodotti come ortaggi, eccetera, non indifferenti. Scusi un attimo, inoltre le volevo ricordare che anch'io comunque faccio parte di quella schiera di pseudo contadini, come li ha definiti lei, solo che io invece di andare a destra della Fiumara salgo a sinistra. Infatti io questo sto dicendo. E allora dico pure che sarebbe bene, in occasione dello sviluppo della zona industriale o della strada di collegamento marina San Lorenzo, di pensare un pochino anche a quella zona che io ho detto che si deve passare con gli stivali, ma non era una cosa polemica, è vero, quindi pensare anche a loro con il sistema di attraversamento, non lo so come, però è importante che ci fosse tipo una bratella, una copertura della Fiumara. Quindi avete trovato una soluzione a questo? No, a questo che sto dicendo io per attraversare la Fiumara. La Fiumara si deve attraversare per come è adesso. Però voglio dire, quelle entità produttive ci sono per davvero e funzionano e sono delle migliori della zona. Dico, sarebbe bene tentare una soluzione in futuro, presto, non so quando, in qualche occasione, di farla diventare un attraversamento stabile per migliorare quelle realtà. Ad oggi, quindi, 18 novembre, comunque i lavori ancora non sono iniziati. Come mai? Non sono iniziati per risolvere il problema nella sua totalità. Perché se incominciano i lavori e dopo non si risolve il problema, sono guai per tutti. Quindi, meglio che incominciano un po' dopo con la risoluzione del problema, perché il fatto che la gente deve andare per la produzione agricola, per la pastorizia, per quell'altra entità che ho detto prima, si deve andare a piedi, si deve andare con le biciclette. Io ad esempio faccio parte di quei contadini che va a dare da mangiare alle bestie, come le ha chiamate lei. Ho capito, ma siccome io non l'abbiamo filtrata l'intervista a braccio, si sono mischiate cavoli e altre cose. Credo, se qualcuno si è offeso, non l'ho offeso. L'offesa è stata involontaria perché non era mia intenzione di offendere nessuno, anzi, figuratevi. Quindi ho capito bene, il progetto verrà modificato, che soluzione adotterete? Quel progetto dello svincolo resterà sempre quello, dobbiamo trovare o fare una rotatoria o fare un'altra strada ex nuovo che si collega con la strada e con lo svincolo. È quasi al 90% al momento è quasi possibile. Che stiano tranquilli. Quindi ecco,
Benissimo, si rivolga a loro anche questa volta e dica, rettifichi insomma la sua posizione, le sue dichiarazioni. L'ho ratificato già, di per sé l'ho ratificato. Chiedo scusa a chi si è offeso, ma non era mia intenzione di offendere nessuno, perché non la totalità, tutto il popolo gode della mia amicizia, io godo della sua amicizia, quindi non c'è nessun problema di offesa. Quindi oggi avete l'incontro con l'ingegnere, giusto? Sì, tenteremo un'altra soluzione. Che anche loro, che i rappresentanti di quella delegazione che erano presenti, sanno qual è il tentativo che stiamo facendo. Vi saluto, mi scuso ancora una volta. Bene, Arrivederci. noi la ricontatteremo naturalmente per sapere i risvolti, no? Da saltolavecchia.com è tutto, a presto.